Mister Rosario Mauro, allenatore di calcio, tante le squadre allenate nei dintorni, oggi qui a Luigi Demme di Scandale in veste di genitore, insomma il papà di Mauro, di Matteo e Fortunato Mauro. Come ha visto questa gara e come ha visto i suoi figli? La gara è stata bellissima, il primo tempo tatticamente era un po' squilibrata, era un po' diciamo, poi hanno ripreso e ci siamo divertiti il secondo tempo, hanno fatto tutto, non solo i miei figli, hanno fatto tutto in questa partita, dal numero 1 al numero 18, non so, il 15, quando sono entrati due o tre ragazzi, no? Sì. Hanno fatto una bellissima partita e alla fine diciamo che il risultato è giusto. Lei segue spesso lo Scandale, soprattutto in casa, per la presenza appunto dei suoi figli, dove pensa possa arrivare questa squadra? In casa e fuori casa. Sono mancato domenica perché ero fuori a Malta, quindi diciamo che non c'ero. Ma una bellissima squadra, si potrebbe fare di nuovo il risultato dell'anno scorso, che è stato bellissimo e soddisfacente per tutto il gruppo. Ha citato Malta, mi raccontava prima che c'è una novità per la sua, diciamo, carriera di allenatore, anche per il suo futuro. Sì, ci dica. Sono stato chiamato tramite un procuratore a Malta, sono venuto ieri, anche se vedo sono stanco ancora dal viaggio, da tutto, sono stato tutto il giorno, abbiamo incontrato i dirigenti della Gudia United Football Malta 1945, è una squadra di Serie B dove mi hanno proposto di affiancare l'allenatore in prima e più mi hanno affidato il coordinamento del settore giovanile, che ci sono quasi 100 ragazzi là, quindi diciamo che io ho un pool di allenatori che li dirigo e spero di divertirmi, l'importante è che io mi diverta. Sono nella mia habitat, perché per me il calcio è tutto, io ci sono nato, i miei figli pure, però io ho passione più dei miei figli. Quindi nei prossimi giorni, settimane sentiremo di lei da Malta? No, non penso, perché è lontano, un po' lontano, Malta è un po' lontano, però chi vuole visitare il sito di questa squadra su Facebook può visitare la squadra e vedere tutto. Ma come funzionerà? Si trasferisce lì a Malta? Sì, per il momento sto viaggiando, vado e vengo. Poi vediamo dopo Natale, mi trasferirò, anche perché loro mi hanno dato, c'ho tutto, vitto, alloggio, struttura, c'ho tutto. Ma Matteo è Fortunato, li lascia allo Scandale? Sì, Matteo, diciamo che Matteo e Fortunato potrebbero pure far parte di questa squadra, perché il tasso tecnico della Serie B non è che sia tanto alto a Malta. Quindi diciamo che ci sono un tasso, diciamo, la differenza come una squadra interregionale, una buona squadra interregionale, mentre la Serie A è tutta diversa. La Serie A ci sono squadre come Floriana, Slim, ci sono tante squadre, quelli hanno anche perché quelli sono anche, ma Gudi è professionista, però la mattina lavorano là, capito? C'hanno attività, si sta troppo bene, c'è il benessere, il rispetto reciproco, le persone che vogliono stare tranquilli possono andare a Malta, anche perché ci spazio tanto per poter lavorare ce n'è tanto, non solo nel calcio, in tutti i sensi. Cioè c'è molto lavoro e uno che vuole lavorare l'altro lavora, è un po' distante ma lavora. Allora in bocca al lupo. Crepi, ciao.